Questa è tutta roba che va su YouTube. Questa è tutta roba. Cos'è l'amicizia, signore? Lo possiamo chiedere a voi? Cos'è l'amicizia? Se voi lo sapete, in questo evento speciale. Esatto. Che cos'è l'amicizia? Che cos'è l'amicizia? Più si avvicinano i 30 anni e più assumo nuove consapevolezze. Ad esempio che la maggior parte delle vite vissute nella nostra epoca sono davanti ad uno schermo, in cui scivoliamo dentro. Pensateci, ogni evento, situazione, azione, emozione viene filtrata o modificata artificialmente dal display del nostro device preferito, talvolta pagato molto più di quello che abbiamo sul conto in banca. Negli ultimi anni ho vissuto così. Vuoi per lavoro, per conoscere persone nuove, o anche solo per avere un affaccio sul mondo diverso da quello di casa mia. Sicuramente merito anche della mia app di mappe che si è frizzata su destinazione 30 anni senza possibilità di essere modificata. Sapete che ha compiuto 30 anni l'anno scorso e nonostante questo sembra un ragazzino? Ah, ma quanto sei bello. Perché Ciao. Sei sempre nudo nei miei video? Basta. Alex Sadik, il mio miglior amico, da che ho memoria. Siamo praticamente cresciuti insieme tra duelli di Yu-Gi-Oh!, PlayStation, anime e manga. Ma chiaramente un gruppo di eroi che si rispetti è composto da 3 persone. Quindi non poteva mancare il terzo membro, Alessandro Mereu. Secondo me però è fondamentale riuscire a capire bene le cose. Stefano, ritorna! Stefano Rocco! Prima birra? Con lui. Prima fidanzatina delle medie? Con lui. Prima volta? Con lui. Ecco, questo no. Proprio in occasione dei 30 anni di Alex, Mereu ed io abbiamo deciso di prendere l'ennesima pessima decisione insieme. Regalare un'avventura, fare un simpatico viaggio da Roma ad Amsterdam solo noi 3. Facile con un volo di 2 ore e 25 minuti, no? Sì, ma le pessime decisioni non erano finite. Zio, andiamo in macchina. Tradotto, suicidio assicurato. Ma d'altronde è questo il significato d'amicizia? O no? Volevamo solo fuggire. Fuggire dai problemi e dalla routine che ci rende schiavi dell'unica vera divinità che governa le nostre vite. Il tempo. C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce. È come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà. Uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai un per me una canzone. Che poi se penso che non ero mai uscito dall'Italia prima di allora mi emoziona ancora, ma nello stesso tempo mi fa incazzare, perché ho vissuto gran parte della mia vita con problemi economici, dove pensare al come arrivare al mese successivo era il pensiero primario. Io ho sempre considerato incredibile il concetto che per molte famiglie è considerato normale andare in vacanza al mare il periodo estivo. Lo stesso mare che, ironia della sorte, a 2 chilometri da casa mia e che spesso non vedevo neanche perché troppo impegnato a servire spritz per vivere. Ma d'altronde la vita è solo un lungo storytelling e come tale si piega anch'essa alla divinità del tempo che incombe su tutti noi. Quindi mi sono detto sti cazzi, facciamolo. Il piano era semplice, arrivare a Garda che bene o male nella nostra testa in linea d'aria era posizionata più o meno a metà strada. La mia prof di geografia sarebbe stata fiera di me dopo questa arguta osservazione. Abbiamo preso una stanza presso una villa enorme, dove la regola era solo una, non utilizzare la piscina nelle ore notturne. Devo davvero dirvi com'è andata? Perché tutto il tutto? Possiamo far capire che siamo in piscina. Questo nuota? Right through the city tonight,
I see the stars come out of the sky. Yeah, the rain and all the sky. Where the city sleep at night. Everything is good. And today I say. Vabbè, ma sto telefono. Potevamo chiaramente prendere una semplice, grande stanza di hotel, ma i 30 anni vengono una volta sola, quindi appartamento al centro. Buongiorno, fiorellino, e benvenuta ad Amsterdam. Oggi avremo delle grandi avventure. Said it tonight. I see the stars come out of the sky. Yeah, the rain and all the sky. Where the city sleep at night. Everything looks good. And tonight I say. Il tempo passa e tu neanche te ne accorgi. L'anno prima sei ad Amsterdam con i tuoi migliori amici. E l'anno dopo sei davanti ad una platea di persone per fare un discorso al matrimonio di due amici le cui vite si sono intrecciate per la prima volta il giorno del tuo 23esimo compleanno. E questo mi fa pensare, perché passi gran parte della vita a fare programmi che puntualmente rimandi, perché tanto c'è sempre tempo, no? Comprare casa, sposarti, eppure arriva un momento in cui ti rendi conto che tutto questo tempo non è infinito. E quindi se vuoi fare qualcosa, fallo. Anche se si tratta di fare un viaggio Roma-Amsterdam in auto. Perché è incredibile quanto si ha la sensazione di conoscere meglio le persone durante un viaggio. Come se i 18 anni d'amicizia trascorsi in realtà fossero solo la preparazione a questo. Come se le nostre scelte, le nostre strade, i nostri traumi e i nostri successi fossero solo il prologo di questo viaggio. Un viaggio con destinazione 30 anni.